Si chiama Power Chair Football ed è il calcio in carrozzina elettrica. È una nuova disciplina nata nel 1978 in Francia e parecchio diffusa anche negli Stati Uniti e in Giappone, che di fatto arricchisce il panorama degli sport con disabilità. A livello internazionale, tra l'altro, vanta già un circuito ufficiale. In Italia, invece, gli obiettivi sono quelli di creare ben presto una vera e propria lega ed allargare possibilmente gli orizzonti in tutte le regioni. Tra le squadre al momento presenti sul territorio nazionale, la prima è nata in Campania ma non ha ancora disputato incontri ufficiali, le altre due in Puglia e in Basilicata rispettivamente, l'Oltre Sport Power Chair Football e la Power Albatros, che domenica scorsa tra l'altro si sono sfidate in amichevole al Pala Carrassi di Bari dopo il precedente dello scorso mese a Marconia in provincia di Matera. Ad imporsi nella recente partita è stata proprio la compagine pugliese con il punteggio di 15-1. Oggi ci siamo divertiti tanto, abbiamo segnato tanto, è stata una squadra perfetta, movimenti tattici alla grande e speriamo di continuare così. È come il calcio normale, bisogna sfruttare ogni occasione, ogni errore dell'avversario, bisogna sfruttare quindi i calci d'angoli e le punizioni, bisogna ovviamente allenarsi e fare gli schemi in modo che da poter sfruttare al meglio queste occasioni. È la conclusione di un anno di attività, ma è anche un battesimo, un inizio vero e proprio, perché ora stiamo proprio partendo col piede giusto per far riconoscere questo sport come uno sport alla pari veramente del calcio, tant'è che abbiamo fatto anche un accordo con Lega Pro, quindi oltre a essere una società sportiva della FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, ora stiamo passando proprio in condivisione con Lega Pro, perché gli schemi, la tattica, l'agonismo, la tenacia di questi ragazzi dimostrano che effettivamente sono calciatori a tutti gli effetti. L'evento andato in scena al Pala Carrassi ha abbinato alla partita amichevole anche momenti educativi e sociali. L'Oltre Sport inoltre ha messo a disposizione i propri tecnici e materiali per offrire una prova gratuita ai soggetti con disabilità fisiche. Noi siamo abituati a vedere le Paralimpiadi con grandi atleti potenti e forti. Qui invece questo sport si apre veramente per persone con difficoltà maggiori, che invece qui dimostrano che le difficoltà sono solo negli occhi di chi guarda, ma non certamente di loro, che vivono un agonismo pieno a 360 gradi, come è giusto che sia.